Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Vi sarete chiesti questi capelli stile lion? Ben sì, dai miei capelli potete capire che è arrivata l'estate. Fa caldo, sono in tenuta canottiera estiva, cioè sono proprio pantaloncini e canotta. Ce l'abbiamo fatta, anche se ancora abbiamo tutte queste mascherine abbastanza fastidiose. E sono sparita di nuovo, lo so, mi avete scritto in tantissime. Sono una birbona. Sono state delle settimane un pochino particolari. Non ero spronata ad accendere la telecamera, avevo bisogno di privacy. Anche perché, dato che la questione coronavirus è migliorata, insomma, tra le cose altre non sono stata a casa per niente, tra amiche, parenti, compleanni, matrimoni, insomma è stato veramente giugno un mese molto, molto intenso, devo dire. E a parte sì, qualche storia su Instagram, sinceramente non mi andava di accendere la telecamera, anche quando sono stata giù a Napoli sarebbe stato carino magari girare un vlog, però boh, comunque l'estate è sempre un po' così per me, lo sapete. E comunque, vabbè, sono tornata con un piccolissimo video spesa che me l'avete richiesto in tantissimi, quindi partiamo subito. Non è una spesa esorbitante. Sinceramente, sono andata alla Coop giusto qui vicino casa. Dovevo prendere gli assorbenti, a dir la verità, e quindi ne ho approfittato e ho fatto un pochino di spesuccia perché non è che ho grandi cose in frigo. Allora, per le merendine salate, tanto la luce va e viene. Perché sono rimasta al buio? Ho preso queste tipo chipster, così anche per da portare in piscina. Sono molto comode, sono porzionate, imbustate e insomma per Samuele, merende salate, merende fuori casa e cose così. Poi ho preso 1,55 euro una confezione di prosciutto, questa della Coop, bene sì. Semplicissimi Oreo, 88 centesimi per la colazione, che mi hanno chiuso il Conad sotto casa dove io compravo una miriade di cose, era piccolino ma ben fornito. Sono veramente arrabbiatissima, non so se l'hanno chiuso o l'hanno spostato. E quindi niente, e perché Samuele ultimamente mangiava volentieri quelli della Balocco, dei pigiamini, e li trovavo solo lì. Ora devo andare a sbattere in qualche altro Conad, vediamo. Comunque, anche perché ultimamente la Coop, questa piccolina vicino casa, se tu se la pezzana da sola, non è ben fornita, non lo so, mi trovavo meglio al Conad, dei prezzi anche leggermente più alti. Proprio meno siamo là, però per delle cose sfiziose di marca preferisco a quel punto il Conad rispetto alla Coop qui vicino. Se no, poi per le grandi spese sapete che io comunque preferisco l'Eurospin. Insomma, faccio un po' e un po', ma vabbè, dico sempre le stesse cose. Crostini della Buitoni, questi qua buonissimi con il pomodorino. Samuele li mangia anche a stile patatine. Ho degli yogurt nuovi che non avevo mai trovato, cioè mai provato, non mai trovato, della Coppettina, della Benessì, probiotico con mirtilli, favorisce l'equilibrio della flora intestinale. Ho detto proviamo, fruttolini classici per Samuele, 3,80 una crema corpo, ho preso questa qui della Coop per pelli secche perché era quella che costava di meno e mi serviva. Una semplicissima lattuga. Oppla. Aspettate che prendo un'altra bustina. Bauletto bianco per toast, panini, vari ed eventuali. Uno, due di assorbenti Coop. Questi qua sono i miei preferiti con cui mi trovo da Dio. E costano anche poco rispetto agli altri. Uno spazzolino, così a caso. Poi c'era la novità, novità, questi assorbenti costavano solo 70 centesimi. Non sono grandi a me purtroppo, regà, mi sento quelli enormi. Però ho detto proviamolo, magari quando mi stanno per finire,
Poi sono 70 centesimi. Ci sono sempre quegli articoli in questi grandi supermercati con il prezzo più basso, che hanno il prezzo più basso addirittura del marchio, diciamo, del supermercato stesso. Almeno la Coop funziona così. Era una novità, Gaia Ultra 12 con ali, boh, 70 centesimi, proviamoli alle brutte. Poi da congelatore ho preso i nuggets, così per fare scena veloce. Mi sono presa questa pizza per stasera, che è più di una settimana che non mangio pizza. Sì, cioè da quando sono scesa giù a Napoli sono stata giù praticamente 2 giorni e mezzo. In 2 giorni e mezzo ho mangiato solo pizza, quindi da quando sono ritornata a Napoli non ho toccato veramente. Cioè, non ho ritoccato pizza, e quindi ho detto basta, sai che c'è, stasera sono a cena da sola, mi pacco questa pizza, pizza di grano camut, non lo so, mi ispiravo, non l'ho mai provata, e quindi boh, vediamo com'è. Poi, altra novità che io non ho mai provato, la coppettina sono i waffle. Questo penso di farmelo domani mattina a colazione con un po' di zucchero vero, senza Nutella, senza niente, riscaldato. È buono lo stesso, intanto prima arrivano sempre i soliti messaggi, quindi voi vibrate in continuazione. Pizzettine piccoline per della Coop per Samuele. Cotolettine così di pollo da tenere in congelatore. Una bottiglietta di tè per Samuele, questo qui è pratico magari da portare in piscina, glielo ho preso apposta. Poi penultima busta, siamo quasi arrivati al limite, qui non c'è tante cose. Pizze, piadine integrali della linea della Coop, delle semplici pesche, la vado a mettere subito in frigo, cos'è questo sbalzo, questo buio? Delle mele che le avevo finite oggi, Samuele a pranzo mi ha chiesto la mela, io non ce l'avevo, panico generale. E questa cosa non lo so, una figata, non l'ho mai trovato, non cioè, una cosa nuova, magari lo proveremo insieme. Spero poi sia buono di ritrovarlo anche in futuro. Tipo una pasta per cornetti di sfoglia già pronta. Perché sto parlando piano? Perché sto parlando piano? Non lo so, raga. È in questo barattolo di latta, praticamente c'è scritto in istruzioni che basta aprirlo, aprire tutta la confezione, si stende la sfoglia e vengono fuori dei cornettini. Cioè, ovviamente magari dovrei, forse vanno arrotolati, non lo so, 1,60 € 6 cornetti. Questo va in frigo, non lo so, raga, mi ispirava di questa linea qua e l'ho trovata alla Coop. Lo proveremo insieme prossimamente. E poi l'ultima cosa, la prossima busta c'è solo un articolo, però avevo delle cose in macchina, quindi ho riscattato la busta per cavare un po' di impicci dalla macchina. E ho preso un detersivo, solitamente io uso sempre a Rio Casa Mia, da un anno a questa parte non l'ho proprio mai cambiato, ma veramente mai cambiato. E lo sto per terminare, tu sai che c'è, provo qualcosa di nuovo perché è il migliore, è buonissimo, però ho voglia di cambiare qualcosina. E ho preso questo detersivo che andrò a provarlo ora, della Blix, igienizzante, dell'antica tradizione toscana, acqua di San Giovanni pavimenti. Ovviamente non ho potuto annusare, lo facciamo subito. Non lo so, mi ispirava la cuccetta, è buono. Pensavo meglio, però vabbè. E niente, ora allora vado a utilizzare subito, che faccio un po' di pulizie generali, che stamattina sono venute le cosucce, sono stata male tutto il giorno, poi sono stata un po' fuori in sala giochi con Samuele, e niente, mi sto dilungando, spero di tornare di nuovo attiva come nel periodo della quarantena, anche se non vi prometterò, già io non vi prometto niente di mio, ma soprattutto in questo periodo estivo non vi prometto niente, perché solitamente il periodo estivo per me è un po' delicato, così. Comunque, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!